Ostinava che gli abitanti del Nord America, quelli di prima che li sterminassimo tutti, chiedessero scusa al bisonte d'averlo ucciso. Nei moderni allevamenti un momento di scusa a vitelli e maiali non è previsto, e d'altronde dopo la breve vita di merda in un lager le scuse, credo, sarebbero respinte. Qualche arguto rompiballe obietterà che mai si è visto un leone scusarsi con una gazzella, né un falco con un topo. È vero, ma noi abbiamo edificato una grande differenza da tutti gli altri animali, una differenza di grande pregio e di grande responsabilità, e che qualunque cosa noi facciamo, possiamo fare diversamente.